Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi ci presenta il grande giudizio finale. Siamo nella lunedì della prima settimana di Quaresima. Il Vangelo è Matteo 25, 31, 46, il grande giudizio finale. Con la divisione, come dice il Vangelo, delle pecore dalle capre, cioè dei buoni dai cattivi, eccetera. Ma quello che voglio sottolineare, perché ho letto alcuni commenti anche di autori importanti, è che purtroppo ho notato che non è chiaro da quello che dicono questi autori, che sono di grande livello, non è chiaro che il giudizio finale non è semplicemente sull'amore, ma è sulla carità. Attenzione bene, questo è fondamentale, che il giudizio finale è sulla virtù della carità e quindi è sulla grazia. Attenzione bene, perché purtroppo io noto che, anche a livello di autori di grande livello non c'è chiarezza, e questo evidentemente non mi piace, perché evidentemente noi dobbiamo dire la verità con grande precisione. Il giudizio finale non è semplicemente sull'amore. Perché, come io ho spiegato tante altre volte, amore significa tante cose. Qui il giudizio finale è sulla carità, quindi sulla carità amore, sull'amore carità, non su altro. E dobbiamo essere molto precisi, la virtù della carità, questo è il giudizio finale. Il Signore verificherà se abbiamo avuto o meno carità, non altro. Questo è fondamentale, ed ecco perché, come sappiamo bene, chi muore in peccato grave va all'inferno. Perché? Perché manca la carità, cari fratelli. Vedete, non è che appunto questo giudizio finale sia chissà che cosa, chissà quale giudizio, è un giudizio sulla vera carità, che è, come sappiamo bene, la carità è amare Dio al di sopra di tutto, e questo è il punto fondamentale. Poi amare noi stessi e il prossimo per amore di Dio. Quindi il giudizio finale è su questa carità, non su chissà quale amore. Dobbiamo essere chiari, il giudizio finale sarà sulla santa virtù della carità e quindi sulla grazia, perché la carità c'è quando c'è la grazia di Dio, la carità c'è quando c'è la vera fede. Attenzione bene, è tutto legato, cari fratelli. Purtroppo, noto che i commenti questo non lo fanno emergere con chiarezza, invece deve emergere con grande chiarezza. Vogliamo salvarci? Confessiamoci bene, mettiamoci in grazia di Dio, viviamo nella carità. Il giudizio finale, lo ripeto e lo ripeterò mille volte, giudizio finale sarà sulla carità, sulla virtù santa della carità, come evidentemente dice con chiarezza la Sacra Scrittura. Quando si parla di amore nella Sacra Scrittura, amore di Dio, amore santo, si sta parlando della carità. Attenzione bene, in particolare nel Nuovo Testamento, carità, voglio sottolineare questo, è fondamentale, la carità, la virtù della carità. Vedete, anche tutte queste questioni riguardo alla comunione, alla comunione da dare a questo, a quell'altro, la questione fondamentale è la conoscenza di quello che è la carità. È una virtù teologale infusa, il Signore, vedete, ci dona la carità. La carità è Dio
Ecco, in certo modo è Dio che viene in noi e ci fa partecipare a Lui stesso, che è carità infinita, perfezione infinita. Cari fratelli, ecco perché, vedete, i santi si sono impegnati per aiutare le anime a convertirsi, si sono impegnati per portare le anime a confessarsi bene, perché appunto la nostra salvezza è nella carità e nella grazia di Dio. Confessarsi bene significa crescere nella carità o mettersi nella carità. Sia chiaro questo. E l'Eucarestia, il sacramento della carità, perché? Perché ci trasforma in Cristo, che è perfezione di carità, e ci fa vivere nella carità. Cari fratelli, questo deve essere chiaro, deve essere chiarissimo per voi. Purtroppo vedo che non c'è chiarezza, si rimane a parlare dell'amore, sì, ma cari fratelli, la parola amore è molto ambigua, come io ho detto tante volte. La parola amore è molto ambigua se non è precisata con appunto il termine carità. Carità, voglio sottolineare mille volte, cari fratelli, la carità. Quello che noi appunto dobbiamo accogliere da Dio per salvarci è la carità. E la carità, cari fratelli, ci porta, ecco, se evidentemente è vera, ci porta innanzitutto ad amare Dio al di sopra di tutto e ad amare noi stessi e il prossimo per amore di Dio. Chiaro? Quindi ricordatevelo sempre, perché questo testo è un testo molto importante. Matteo 25, 31, 46. Si legge a volte, si legge anche nella solennità di Cristo Re, nell'anno A. È un testo che tante volte ci viene riproposto in tante forme, in tanti modi, e tante volte appunto se ne parla. Sia chiaro che questo testo ci parla della santa carità. Il giudizio finale sarà sulla carità, sulla virtù della carità. E quindi, ovviamente, la carità richiede la fede, la speranza. E la carità, cari fratelli, si attua sotto l'azione dello Spirito Santo. Cari fratelli, vi ricordate? Atto della carità è la contrizione. Cari fratelli, che si richiede nella confessione, contrizione, la conversione è proprio unita alla contrizione. Ci convertiamo sotto l'azione dello Spirito Santo, che ci porta alla carità e quindi alla contrizione, cari fratelli. Vedete? Rendiamocene conto di questo. Quindi il Vangelo di oggi, ripeto ancora, perché appunto sia chiaro, e quando vi troverete davanti a chiunque, diteglielo con chiarezza: qui si sta parlando della santa carità, non di amore, perché sapete bene che l'amore, diciamo, nel nostro linguaggio è normalmente una passione. Noi non saremo giudicati su una passione, attenzione bene, ma su una virtù. Una virtù infusa teologale. Quindi saremo giudicati sul fatto che ci siamo aperti o meno allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci possa guidare nella carità santa. E voglio precisare che la carità ci porta a vivere secondo i comandamenti, non fuori dei comandamenti. Attenzione bene, eh? Attenzione bene, non c'è carità fuori dai comandamenti, non esiste, perché lo Spirito Santo che ci ha dato i comandamenti ci porta non a fare altre cose, ma ci porta a vivere secondo i comandamenti, sappiatelo bene, e questo lo dice con chiarezza San Giovanni. Guardate, state attenti, gli scritti giovannei da tante, appunto, a volte da tante persone non vengono citati, perché? Perché sono chiarissimi e danno molto fastidio, perché ci dicono con chiarezza che la carità consiste nel vivere secondo i comandamenti, guidati dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo che ci ha dato i comandamenti ci porta a vivere secondo i comandamenti e ci porta a vivere in profondità secondo i comandamenti in Cristo,
noi viviamo i comandamenti di Dio, quindi anche quello che il Signore ci ha dato nell'Antico Testamento, ma viviamo tutto in Cristo, sia chiaro, lo Spirito Santo ci porta a vivere i comandamenti in Cristo, e vorrei dire in Cristo crocifisso, io me lo metto sempre dietro il crocifisso, cari fratelli, in Cristo crocifisso. La carità, come dicevo ultimamente, ci porta ad odiare il peccato, sappiate, in particolare il peccato grave. Questo ci dice anche questo Vangelo, che la carità, cioè parlandoci della carità, ci dice anche che la carità ci porta ad odiare il peccato grave. Questa è la carità, cari fratelli. Non è una generica filantropia, qua non si parla di filantropia, attenzione bene, si sta parlando di carità santa, che, ripeto, ci porta ad odiare il peccato, piuttosto perdo tutto e soffro tutto, accetto anche di morire, non di suicidarmi, ma non faccio il peccato grave. Questa è la carità, se non... Questa è la carità, cari fratelli. Se non c'è questa disposizione, non c'è la carità. Sappiatelo bene, sappiatelo bene, questa è la santa carità. Lo Spirito Santo, ripeto, perché purtroppo non è chiaro questo, perciò voglio sottolineare, ribadire ancora, così lo capite bene. Spero che vi sia entrato proprio nel cuore questo. Si sta parlando di carità. La carità ci porta ad odiare il peccato e ad amare Dio al di sopra di tutto, anche al di sopra di noi stessi. Sappiatelo bene questo, questa è la carità. Se vedete, io ho fatto una playlist sulla carità, metto in altre catechesi anche ulteriori indicazioni, quello di, che vi sto dicendo è tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dalla Sana Teologia, dal Concilio di Trento, da testi anche di Giovanni Paolo II, eccetera. La sana teologia, cari fratelli, questo ci dice, attenzione bene, quindi qui, lo ripeto, si sta parlando di carità. La carità ci porta ad amare Dio al di sopra di tutto e ad odiare il peccato. Vedete, è un amore soprannaturale. Dio, quando viene in noi, ci porta ad amare Lui al di sopra di tutto, ci porta ad odiare il peccato al di sopra di tutto. Cristo, che era pieno di carità, amava Dio al di sopra di tutto, odiava il peccato al di sopra di tutto. Non dobbiamo mai peccare, e in particolare non dobbiamo mai peccare gravemente. La carità ci porta a non peccare, quindi non dobbiamo peccare neanche per fare il bene del prossimo, per fare il bene apparente del prossimo. Sappiatelo bene, mai peccare. Vedete che ultimamente, negli ultimi anni, ci sono stati episodi, soprattutto in queste zone dove i cristiani sono stati perseguitati, sono stati episodi in cui alcuni cristiani si sono trovati davanti a situazioni terribili, perché coloro che ci perseguitano tante volte ci dicono: se tu non rinneghi Cristo, se tu non entri nella nostra religione, se tu, non abbandoni la tua religione, io ti ammazzo tuo figlio, io ti ammazzo tua figlia, io ti violento tua figlia, io ti violento tua moglie, io faccio violentare tua moglie, io faccio questo, io faccio quella. Cari fratelli, la carità ci porta a dire: io non rinnego Cristo per nessuna ragione. Il male che volete fare lo fate voi, io non lo voglio e non rinnego Cristo per nessun motivo. Chiaro? Questo sia chiaro, non possiamo rinnegare Cristo neanche in queste situazioni, mai, perché Dio va amato al di sopra di noi stessi, delle famiglie, di tutto, cari fratelli. Dobbiamo amare Dio al di sopra di tutto, questa è la carità. È la stessa cosa se ci dicessero: se tu non fai questo peccato grave, quale sia, io faccio del male a te, faccio del male a tua moglie, violento, uccido tua figlia, tuo nipote, chi sia. Noi dobbiamo dire: io non faccio questo peccato
per nessun motivo. I peccati li fate voi, se volete fare del male a me o ai miei parenti, a chi sia, lo fate voi, ma io non faccio questo peccato per... Non faccio il peccato grave, non lo farò mai, per nessun motivo, mai mi è lecito fare il peccato. Dio va amato sopra ogni cosa, questa è la carità, cari fratelli, eh? Se non c'è questa disposizione che io vi ho detto, piuttosto perdo tutto, soffro tutto, accetto di morire io, accetto appunto di essere ucciso, accetto anche che siano uccisi gli altri, ma io non tradisco il Signore con il peccato grave, mai, cari fratelli, mai, mai, mai. Sappiatelo bene, questa è la carità e di questo sta parlando il Vangelo di oggi, eh? È una cosa impegnativa, è chiaro che è impegnativa la carità, cari fratelli. La carità impegna veramente, veramente, radicalmente. È un qualche cosa appunto di divino, però noi siamo deboli, ma il Signore ce la vuole dare. Il Signore è infinitamente onnipotente. Dio è infinitamente grande, infinitamente onnipotente. E Dio ci vuole donare la carità. Quindi apriamo il cuore, cari fratelli, preghiamo, preghiamo, preghiamo. E apriamoci alla carità. Il Signore, cari fratelli, ci vuole portare sulla via della carità. Il Signore ci vuole salvare, ci vuole portare in cielo e perciò ci vuole donare la carità. Quindi disponiamoci a ricevere la carità. Gesù è morto in croce perché? Perché entri nei nostri cuori la vera carità. La vita di Cristo è tutta nella carità. Se vogliamo aiutare gli altri a salvarsi, dobbiamo vivere nella carità. La carità è Dio, in certo modo, che vive in noi, è la partecipazione nostra, la vita divina. I santi, proprio perché hanno vissuto nella carità, sono santi, e attraverso di loro, attraverso la loro carità, il Signore ha fatto grandi miracoli, perché la loro carità era carità molto alta. Quando la nostra carità è molto alta, tante volte il Signore compie in noi miracoli. Quindi, cari fratelli, mettiamoci sulla via della carità, veramente, della carità, ripeto, non dell'amore generico, perché purtroppo, io ripeto, i commenti che ho visto sono di notevoli autori, sono generici su questo fatto. Il Signore ci parla della carità, virtù, sottolineo ancora, virtù della carità. Andatevi a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica quando parla della carità. La carità, sappiatelo bene, cari fratelli. Purtroppo la nostra lingua e appunto anche a volte le traduzioni lasciano questa ambiguità, l'amore, quello che ci salva è la carità. La carità, dobbiamo aprire il nostro cuore alla carità. Bene, concludiamo chiedendo che la Madonna ci aiuti a vivere nella santa carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.